Oh, buonasera amici, buonasera, io ve l'avevo preannunciata, vedete che non sono solo, ho avuto questa grande opportunità per il mio piccolo canale, vi presento e vi faccio salutare da Mauro Biglino. Buonasera o buongiorno a tutti a seconda di quando ascolterete. E Esatto, grazie io per chiedo avermi scusa. invitato. Grazie a lei della disponibilità. C'è un pochino di ritardo, quindi io aspetterò un po', prima della risposta e prima di poi fare la successiva domanda. Allora, come dicevo un attimo fa, non ne ho segnate tantissime, ma vorrei uscire un pochino da quello che è il suo, ambito più stretto di lavoro, perché sul mio canale la conoscono sicuramente tutti. Non sto neanche a fare una lunga presentazione perché appunto sul canale parliamo spesso degli argomenti, io la ho citata più volte e siamo tutti più o meno fan del lavoro. Quindi la prima domanda è proprio questa. Il suo lavoro ha contribuito a sicuramente risvegliare in un certo senso le coscienze, ma proprio la curiosità di tantissimi italiani su un tema che sembrava dimenticato, sembrava non essere forse importante. Invece tutto lo studio che lei ha fatto ha portato alla luce una verità che veramente rischiava di finire sommersa e non solo, adesso forse è anche più attuale che mai in un certo senso, cioè si collega all'attualità. Per cui quanto è cosciente di quanti italiani le sono grati? Quanto è cosciente veramente dell'aiuto alla comprensione che ha dato a così tante persone, ecco. E come la vive? Allora, diciamo che questa sensazione del numero di persone che, diciamo, utilizzando il mio lavoro, insomma, le mie curiosità per fare le loro libere riflessioni è venuta crescendo con gli anni, nel senso che devo dire onestamente che non è molto tempo che mi sono reso conto di quanto grande sia il numero di persone e della tipologia di persone che hanno seguito e che seguono e che in costante aumento sempre seguono sempre di più il mio lavoro. Ora io sono contento quando delle persone mi dicono che ciò che io racconto li ha aiutati in senso positivo, soprattutto quando sento dire che ha dato loro serenità. O magari in alcuni casi, anzi in molti casi, per esempio, li ha aiutati a prendere delle decisioni per uscire da dove si sentivano compressi, eccetera. E quindi ecco, sono contento se quello che io metto a disposizione viene utilizzato proprio in via personale, in via individuale, personale, autonoma, per fare delle proprie scelte e fare con serenità. Per me questo è il massimo. E infatti la stima di tanti viene proprio anche da questo suo approccio così che non vuole essere autoritario ma autorevole, personalmente è una cosa che apprezzo senza limiti. E ha detto un'altra cosa corretta, ovviamente, l'interesse cresce, cresce da parte di tutti i tipi di persone. Io sul canale qui ho avuto la possibilità di conoscere, poi è di Roma, l'ingegner Felice Vinci, il quale ecco anche appunto si è così appassionato ai suoi lavori. E poi le porta i saluti in questa occasione, glieli porgo, ma insomma ha veramente interessato un po' tutte le fasce, dalle persone un po' più appunto già dedite allo scoprire certi argomenti, anche a semplici persone che appunto grazie al suo linguaggio, alla sua capacità di spiegazione, hanno potuto avere approccio a certi temi altrimenti anche difficilmente digeribili. Però dicevamo, è innato, cioè è ovvio, diciamo, che in questo momento io nei miei video dico sempre che ormai l'elite è che esista un'elite è sotto gli occhi di tutti, perché per definizione è un piccolo gruppo di persone che ha potere su una grande massa. E per questo, appunto, le persone interessate a queste cose sono aumentate tantissimo. Una domanda abbastanza veloce, però molti qui ormai si divertono a ipotizzare il futuro dell'umanità. C'è chi lo vede come una veloce ascesa verso un'umanità subito più felice e più serena, chi lo vede cadere in mano del deep state e quindi potrebbe
precipitare nello schiavismo transumanista, diciamo così, e chi invece magari un po' più come me, quindi ci interessa la sua opinione, vede purtroppo magari una divisione tra queste due cose, l'umanità divisa un po' tra la deriva transumanista e quella un po' più ribelle, diciamo, che rimane sul naturale. Lei come la vede? Sì, allora, beh, intanto ringrazio l'ingegner Felice Vinci, lo ringrazio del suo apprezzamento, ricambio anche i saluti, ovviamente. Conosco ovviamente molto bene il suo lavoro, quindi esprimo sinceramente questo mio pensiero. Per quanto riguarda il futuro dell'umanità, allora diciamo due cose, che se devo rispondere alla domanda come vedo, anch'io lo vedo diviso, perché purtroppo, come dire, mentre da un lato vedo molta gente che sta sempre di più cercando di capire, per contro vedo, ma d'altra parte ognuno fa liberamente le sue scelte di vita, vedo delle persone che invece si accontentano di rimanere, per motivo di tranquillità, che è anche comprensibile, ci mancherebbe, all'interno di quei recinti che sono stati intelligentemente costruiti e che, come dire, sono fatti in modo da tenerci quanto più possibile tranquilli. Quindi questo è ciò che vedo, una, almeno per quanto riguarda l'immediato futuro, intendo i prossimi qualche decina di anni, non vedo altre possibilità. Altra cosa è la speranza, cioè la speranza che veramente sempre più persone aprano la mente, la possibilità c'è la possibilità concreta, è una possibilità alla quale si può accedere anche facilmente grazie anche a questi strumenti di comunicazione, che se da un lato lo sappiamo bene sono fatti per sapere sempre più di noi e per ovviamente quindi controllarci, per contro ci lasciano comunque, come sta avvenendo adesso, la possibilità di esprimerci e quindi la possibilità per chi è interessato di avere accessi a diversi tipi di contenuti e quindi poter poi fare le proprie riflessioni autonome. Ecco, io quindi spero in questo, nel senso, in una umanità che ci vorrà del tempo ma diventi sempre più adulta. La speranza è assolutamente condivisa, e anche il pensiero, che vedo che è esattamente sulla stessa linea, per un futuro prossimo. E allora, invece, entrando un po' lateralmente, ecco, in quello che è stato parte del suo lavoro, vorrei arrivare, in realtà è un po' una maniera mia bieca per arrivare all'attualità, ma lei ha descritto rituali a carico di compiuti da queste divinità, che abbiamo visto poi non essere divinità nel senso religioso del termine, ma creature con tutt'altri interessi e altre agende. E l'ufologia, sappiamo, si occupa di questo. Lei, so che non parla di ufologia, ma c'è sicuramente la relazione. Ma la mia domanda non è ufologica, però ecco, questo tipo di rituali che appunto si imputavano a queste creature, che implicano anche l'uccisione, implicano, io ho visto ovviamente l'intervista con l'amica Eleonora, in questo caso amica comune, e avete un po' affrontato certi temi. Io molto velocemente, ecco, la domanda era questa: questi stessi rituali si riaffacciano poi nel mondo greco, nel mondo latino, e dicevo, il mio tentativo bieco era quello di collegarli con ciò che vediamo dall'attualità, da quello che emerge proprio in questi giorni, per esempio sulla famiglia del candidato Biden. Ecco, è uscito questo famoso diario, insomma, sembra che questo, la stessa ragazza povera parla di ipersessualità, di una sessualità troppo giovane, di comportamenti inopportuni, non entriamo nei dettagli, però è ipotizzabile che appunto ancora questi comportamenti moderni di una certa elite, abbiamo conosciuto tutti il caso di Epstein, la Maxwell adesso a processo, insomma, io le dico questo perché sul canale ci occupiamo anche dell'attualità, però dicevo prima, appunto, tutto il lavoro che lei ha fatto serve anche a spiegare forse un qualche cosa che ci troviamo fino all'attualità. C'è un collegamento tra quegli antichi rituali e forse un qualche cosa che accade ancora adesso in certe famiglie? Allora, diciamo così, se è vero ciò che dice un pastore protestante, ciò che scrive in un suo libro un pastore presbiteriano, Barry Downing,
che gli Elohim sono ancora qui e governano tutto, e lui, essendo pastore presbiteriano, è un cristiano che comunque crede in un Dio. Lui è un teologo ed è laureato in fisica, quindi, come dire, non è certo l'ultimo arrivato, si occupa dei rapporti tra religione e scienza. Beh, se è vero che gli Elohim sono ancora qui e governano tutto, direi, e ho visto ovviamente vari documentari che parlano anche di Hollywood, di certi personaggi, insomma, di certe ritualità che verrebbero ancora compiute, eccetera, direi che il giorno che si dovesse dimostrare con assoluta certezza, inequivocabile certezza, che certe cose si fanno ancora, non me ne stupirei assolutamente. Nel senso che comunque facevano parte, e questo è scritto nei testi antichi, facevano parte di atteggiamenti e di esigenze che sembravano essere quasi vitali o comunque molto molto importanti. Per cui, se c'è una continuità, direi che non ci dobbiamo stupire se si scopre che c'è una continuità anche in quel senso. Sì, lo ha spiegato davvero con dovizia di particolari nei suoi libri, nelle sue conferenze. Quindi assolutamente d'accordo anche su questo. Per rimanere un attimo su un altro argomento che ha trattato nei suoi lavori, questa è una domanda alla quale veramente io non ho neanche un'ipotesi di risposta, quindi è proprio da studente, diciamo, che la pongo. Chissà se ce l'ho io. No, questa è difficile sul serio, ma insomma è un'ipotesi anche qua. Però io ho seguito, come dicevo, da tempo, dai primi tempi, insomma, per cui ho seguito anche tutti i lavori che ha fatto Pietro Buffa, e avendo io studiato un po' di biologia, non sono sicuramente genetista, ma ho potuto comprendere bene tutti i discorsi. Per cui una cosa però è abbastanza ormai conclamata, anche in realtà studiando gli stessi reperti archeologici trovati, parlo di proprio di reperti di primati in questo caso, e che cosa voglio intendere? Cioè, abbiamo visto, ora non vado, non è il mio campo, però Australopiteco, Homo erectus, i vari Neanderthal, eccetera, a volte tutte queste famiglie che c'erano prima del Sapiens e poi del Sapiens Sapiens, non c'è quello che vorrebbe essere un'evoluzione dall'una all'altra specie, c'è quasi una concomitanza, a volte le specie si passano 50 anni, insomma, sono davvero molto vicine, per cui si parla in questo momento già anche nella, come dire, nell'accademia più ufficiale, di concomitanza di queste specie, quasi in faida, come si dice, in contrasto tra di loro, ecco. Però, appunto, tutto quello che sappiamo noi della storia, quindi anche queste cose sono abbastanza recenti in realtà, non ci raccontano l'antico passato della nostra specie. Sappiamo che il Sapiens, se non erro, siamo sui 183-185 mila anni, quindi noi siamo fatti così da tutto questo tempo, bene o male con questa scatola cranica, con questo corpo, con questa capacità funzionale, eppure sappiamo della nostra storia solo dagli ultimi 12.000 al massimo, possiamo andare a 13.000 anni fa spingendoci al massimo, ma nessuno ci parla di quello che eventualmente è successo in tutto quel tempo che rimane prima. Cioè, è possibile che il Sapiens sia arrivato alla ruota così tardi? Ecco, che cosa è successo? Questa davvero è una curiosità mia di così appassionato. Sì, certo, qui ovviamente le risposte ce le dovrà dare la scienza, ci mancherebbe. Però, per darci le risposte, secondo me bisogna che la scienza si apra liberamente, serenamente ad altre ipotesi. Senza scartarle a priori, perché altrimenti rimaniamo in ciò che crediamo di sapere, che purtroppo non spiega l'evoluzione del Sapiens. Questo l'aveva già capito Wallace, cioè il collaboratore di Darwin, il quale 10 anni dopo la pubblicazione dell'Origine delle Specie scriveva a Darwin e diceva: guarda che la nostra ipotesi sull'evoluzione può funzionare, anzi funziona in un sacco di situazioni, ma il Sapiens non è applicabile. Diceva: per il Sapiens bisogna pensare all'intervento di menti superiori. Dopodiché, per menti superiori possiamo intendere ciò che vogliamo, e qui la discussione potrebbe andare avanti all'infinito, perché le certezze non le abbiamo. Però il discorso della concomitanza
di vari tipi di specie di ominidi, e nella fattispecie parliamo ad esempio di Neanderthal e di Sapiens, che sono sicuramente convissuti assieme, anzi leggevo di scoperte dalle quali risulterebbe che ci siano stati addirittura degli incroci tra le due, fa effettivamente pensare ad una serie di sperimentazioni diversificate all'interno delle quali poi si è affermata quella che funzionava meglio, e quindi quella che funzionava meglio ha soppiantato le altre, così come, diciamo fra virgolette, è naturale che avvenga. Per cui per arrivare però ad avere questo tipo di conoscenze, anche per arrivare ad avere eventualmente conferme, bisogna che le linee di ricerca e di studio si aprano a queste ipotesi. E siamo sempre lì, queste cose ci sono state raccontate dagli antichi. Ora noi siamo di fronte ovviamente alla solita possibilità di scelta. Diciamo che sono tutte favole, allegorie, miti, oppure diciamo che questi non avevano tanto tempo da perdere per inventarsi semplicemente delle favole, ma hanno avuto la necessità di tenere la cronaca, cioè la memoria di cosa era accaduto nell'antico passato. Ecco, se cominciamo, visto che nell'ambito della scienza ci si muove per ipotesi, se cominciamo a considerare valida l'ipotesi che gli antichi ci abbiano raccontato, ovviamente con i loro strumenti linguistici e culturali, ciò che è avvenuto nel passato, allora si possono aprire linee di ricerca e magari si può anche trovare qualcosa. È chiaro che finché si tengono ermeticamente chiuse quelle porte non si può sperare di trovare nulla, e si rimane nel tentativo di spiegazioni che però sappiamo che non riescono a spiegare ciò che pare essere veramente successo. Assolutamente sì, infatti su questo, esatto, solo il tempo ci darà un po' di risposte, speriamo. E allora, forse volevo rimanere un attimo sul suo lavoro in più. Questa è una curiosità in realtà invece un po' personale, ecco. Sappiamo, cambio, come ho detto, era un'intervista un po' randomica, perché sul canale si parla, sì, di tante cose, sfrutto le sue tante conoscenze per avere un po' di risposte ad ampio raggio. Difatti non è un caso che io non abbia voluto che lei mi leggesse le domande prima. È vero, lo confermo, è tanta stima, perché insomma non è da tutti, c'è chi le chiede. Perché non mi piace conoscere le domande prima, perché se conosco le domande prima già non ho più voglia di rispondere. Invece mi piace non sapere che cosa mi viene chiesto. È vero, assolutamente confermo, e veramente insomma è piacevole anche da ambo le parti. Per cui ce ne ho ancora un paio un po' più divertenti, ma ecco, mi volevo togliere veramente questa curiosità personale. Siamo invasi da radiazioni, si parla del 5G, non sto anche a entrare in tutte le polemiche e le eventuali questioni sollevate dalla pericolosità del 5G, però c'è chi vuole provare a proteggersi. Allora, addirittura sentiamo veramente dal cappello di Stagnola alla biancheria ad acqua, diciamo, ne stanno proponendo di tante. Lei spiegava nei suoi studi che appunto entrando nella tenda di Yahweh bisognava essere vestiti in una certa maniera, perché altrimenti si rischiava addirittura la morte. E in quel discorso parlava, se non sbaglio, di lino e lana messi insieme. Sì. Che possono avere un effetto protettivo. Allora diciamo che ciò che è dimostrato è che il lino ha un effetto protettivo nei confronti di radiazioni elettromagnetiche. E difatti nella Bibbia c'è un ordine che pare uno dei tanti ordini dati da Yahweh, che pare essere un ordine, come dire, privo di qualunque logica, privo di qualunque senso, quando lui dice non indosserete capi in tessuti, no, fatti di due tessuti diversi, in particolare lino e lana. Allora, dicevo prima che difatti i sommi sacerdoti, cioè insomma quelli che entravano nella parte più interna dove si svolgevano certe cose del Tempio, dovevano avere il lino sulla pelle, lino puro. Si è scoperto, si è sperimentato che quando il lino
viene intessuto con la lana, perde queste sue proprietà. Quindi anche qui, diciamo, questo ordine dato da Yahweh, che pare essere veramente ridicolo, cioè, come dire, se uno si mette una maglia di intimo che ha cotone dentro e lana fuori, come se ne trovano sul mercato, fa un dispiacere a Dio, beh, è una cosa ridicola solo pensarlo. E in realtà lì probabilmente questo aveva una funzione precisa, cioè, come dire, intessuto con la lana, il lino perdeva le sue capacità di schermare, almeno parzialmente, certo tipo di radiazioni elettromagnetiche. E questo è interessante, io lo volevo far confermare anche da una voce autorevole, perché appunto chi vuole proteggersi può comunque pensare di utilizzare il lino, e non facciamo male a nessuno sicuramente. Allora, dicevo, mi approfitto del fatto che, come abbiamo appena detto, Mauro non ha sentito le domande in precedenza, per cui vado su un altro tema ancora di quelli che in realtà abbiamo trattato ultimamente un po' sul canale, e non ci siamo assolutamente schierati, proprio come dicevamo, nel mantenere un po' la mente aperta. Io la domanda la faccio così, in modo aperto. Sappiamo che, nonostante siamo insomma nel 2020, ci sono ancora tantissimi, come ho detto non sono tra quelli, ma ci sono tantissimi che ancora ragionano e pensano al concetto della terra piatta. La mia personale idea, di questo ne abbiamo parlato ultimamente sul canale, è che anche loro non siano da prendere completamente come pazzi, perché forse non proprio tutto di quello che ci raccontano sulla terra tonda è corretto. Quindi, se vuole darci un parere anche su questo, un'opinione personale, insomma. Ma l'opinione personale è che molto spesso si fanno dei tentativi per verificare la reazione delle persone a notizie che vengono immesse in rete, per vedere come le persone e quanto, in che misura le persone siano disponibili ad accettare anche, come dire, concetti che paiono essere completamente diversi rispetto a quelli che si credono veri o che sono dimostrati veri, e quindi sono esperimenti che vengono condotti regolarmente. Quindi la vede come una mossa mediatica, un po', diciamo. Sì, una mossa mediatica per valutare anche la possibilità di controllo, di reazione, e quindi di controllo. Ok, allora ho quasi terminato, le faccio un'altra domanda. In realtà ne avrei una sulle energie. Ecco, abbiamo parlato appunto del fatto che usavano il lino per proteggersi da certe radiazioni anche. In tutte queste antiche popolazioni che noi vediamo appunto come retrograde, quantomeno dal punto di vista tecnologico, invece penso a cose anche banali come la lampada di Dendera, insomma, sono stati trovati degli artefatti, anche la lampada di Baghdad, pardon, ecco, che forse era quella, che poteva un coccio sostanzialmente con due bacchette di metallo che produceva corrente con dell'acido all'interno. Questa è una maniera molto basica, ma invece possiamo pensare, ecco, nel corso dei suoi studi ha trovato qualche conferma del fatto che invece avessero a disposizione energie come e anche più efficienti di quella elettrica, per esempio, già a quel tempo? Ma adesso, dunque, descrizioni particolari no, però voglio dire, io poi in particolare mi occupo della Bibbia, e lì c'è il discorso dell'arca dell'alleanza, che era sicuramente un generatore e un condensatore di energia. Mi sono occupato anche un po' delle, per esempio, delle piramidi del centro Sud America, che dove ad esempio l'uso della mica, che insomma i tecnici, gli ingegneri che si occupano di elettricità sanno bene a che cosa serve. Beh, l'uso della mica, che è lì fatto veramente in grandissima quantità, sarebbe assolutamente inspiegabile se non fosse collegato alla produzione e all'utilizzo di energie, anche perché la mica arrivava da centinaia di chilometri di distanza, e quindi sarebbe ridicolo solo pensare che facessero quella fatica nel trasportarla per poi metterla lì come semplice elemento decorativo.
Lo stesso discorso delle piramidi di Giza rimanda più a dei, diciamo comunque, a degli strumenti che avevano a che fare con l'energia, che sicuramente non a tombe dei faraoni, perché questo non lo sono mai stati. State. Quindi direi che la conoscenza e l'utilizzo dell'energia in civiltà precedenti alla nostra, per me, dovrebbe cominciare a essere ritenuto come un dato di fatto. Anche su questo non posso che concordare, per cui una domanda però, allora, l'ultima su queste divinità, e poi ecco, anche dal fronte religioso si aspetta in un certo senso il ritorno del Messia. Invece, appunto, nel mondo ufologico si parla della venuta degli alieni, che appunto possono venire identificati un po' come le stesse entità. Anche nel mondo induista Shiva era comunque un qualcuno che faceva avanti e indietro da questo pianeta, accompagnato dai suoi più volte, l'ha fatto nel corso della storia. C'è qualcuno che paventa un loro possibile ritorno? E quindi comunque un loro, ecco, abbiamo detto che forse si vocifera del fatto che siano tra noi, che siano addirittura in posizioni di governo. Vede possibile da qui a breve, diciamo 2 o 3 anni, in un momento molto particolare anche, direi, geopolitico, ecco, in cui tutto sta, proprio il sistema stesso sembra in riassetto, vede possibile una palesarsi, ecco, di un qualche tipo di alieni, magari non una completa disclosure, ma magari venga detto da almeno l'esistenza di una razza o cose simili, o notizie simili. Questo ovviamente dire vederlo possibile non lo so, perché dovrei essere, come dire, nella testa loro, no? E quindi questo non lo so dire. Certo è che il mondo va talmente male che uno non potrebbe che formulare la speranza e dire: speriamo che arrivi qualcuno a mettere le cose a posto, no? Quindi come questa attesa conscia o inconscia di un, fra virgolette, di un messia, però dire che la cosa sia possibile, sempre facendo finta che sia vero che questi governano tutto, potrebbero decidere di continuare a governare in altri modi senza necessariamente palesarsi, però ripeto, siamo nel mondo del facciamo finta che, poi ripeto, non mi occupo di ufologia perché richiederebbe studio e un approfondimento che non ho francamente tempo di dedicare, nel senso che il mio collegamento riguarda semmai civiltà del passato e non tanto eventuali civiltà nel presente e che poi addirittura decidano di palesarsi. Questo, diciamo che rimango così in serena attesa e in serena osservazione degli eventi. Assolutamente, un po' come tutti. Diciamo che se si dovessero palesare quelli che erano nella Bibbia, forse è meglio che rimangano dove sono, ecco. Visto il tipo di... Allora sì, certo, lui Yahweh, certo non sarebbe gradevole, ecco, sicuramente, però voglio dire, i racconti degli antichi ci parlano di altre divinità che invece amavano l'arte, la cultura, la musica, eccetera, quindi insomma... anche in quell'ambito lì c'erano le stesse differenze che ci sono nell'ambito dell'umanità, tant'è che noi siamo simili a loro, quindi da noi ci sono i guerrieri, insomma quelli che vivono di violenza, eccetera, e ci sono altri che per fortuna vivono di cultura, ripeto, di belle arti in genere, insomma. E quindi la speranza è che possa, come dire, prendere il sopravvento, ma anche nell'umanità, adesso al di là del discorso alieni, nell'umanità possa prendere il sopravvento la parte che ama l'arte e la cultura. Poi però purtroppo la realtà alla quale assistiamo ci dice che nel mondo ci sono in questo momento almeno 230 guerre dichiarate, più tutte le altre di cui non si parla nemmeno, quindi in questo momento diciamo che i signori della violenza hanno il sopravvento sugli altri, però manteniamo aperta la speranza. Allora, le rubo gli ultimi 5 minuti con una domanda, in realtà sono due, ma è una, quella fondamentale, che aspettano sicuramente tutti gli amici che mi seguono sul canale. Noi parliamo spesso di, può avvalersi della facoltà di non rispondere, ma insomma non è nulla di spinoso, noi parliamo spesso di
un argomento che ormai è stato trattato anche dalle Iene, è balzato alla cronaca ufficiale, ma parlo di QAnon. Un'idea, conosce il fenomeno, si è fatto una sua idea personale? Non ho capito, parla di? QAnon. QAnon. È una sorta di... Newton? No, è QAnon. È il movimento, quello che, diciamo, legano a Trump. Di quegli Anonymous. Ah, no, non seguo. Ah, ok, come non detto allora. Allora gliene faccio l'ultima, no, davvero. Cioè, non è che non voglio rispondere, ma veramente non seguo, non, quindi non saprei come, cosa dire. Allora, questa è una cosa che magari le potrà interessare, insomma, è tutto un discorso che riguarda l'intelligence che sta proprio dietro a chi manovra l'elite, ecco. Per cui è un movimento, anche se non è il termine giusto, che vede la simpatia del presidente Trump. Per cui chiudo con questa domanda, se vuole, se no si avvale dell'emendamento e può non rispondere, ma se fosse americano, Trump o Biden? Buttata lì. Mi avvalgo della facoltà di non rispondere, ma perché secondo me chiunque vada lì sa che c'è sopra di lui un potere che è più potente di lui. E questo è sicuro, purtroppo, sì. Sono tutti parte di un enorme gioco, insomma, di cui sono solo rotelle, questo è sicuramente vero. Esattamente, esattamente. Per cui, e all'interno, Mauro, di questo c'è questa illusione di libertà, quindi c'è questa illusione di poter scegliere. Esatto, sappiamo che il voto è proprio questo, no? Ci danno l'illusione di poter decidere qualcosa, ma in realtà decidiamo tra uno o l'altro dei loro partiti, quindi è sempre quello il gioco. Nulla, io spero davvero di averla io per un attimo incuriosita sul fenomeno di QAnon, che è una delle parti in campo che sperano di cambiare le cose, quindi vediamo comunque una luce alla fine del Andrò a tunnel. vedere, andrò a documentarmi. Oh, questo mi rende Andrò a orgoglioso. documentarmi. Allora, io non posso che ringraziarla davvero, è stato gentilissimo per il tempo dedicato. Grazie a lei. È stato un piacere, Grazie insomma. a lei e grazie a quelli che ascolteranno. Assolutamente. Spero di avere una futura occasione. Nel frattempo, un'ultima cosa. Abbiamo parlato, pardon, di Felice Vinci. Vuole raccontarci al volo l'ultimo suo libro, che appunto forse è un po' collegato ai lavori di Felice Vinci? Ma è un libro, Gli Dei Baltici della Bibbia, nel quale con la coautrice ci abbiamo messo in evidenza tutta una serie di, diciamo così, di coincidenze toponomastiche e geografiche tra il nord d'Europa e ciò che è raccontato nella Bibbia, in particolare tra la Finlandia e ciò che è raccontato nella Bibbia. E quindi è un libro ovviamente sul quale non è, nel quale non è che si prendano posizioni, cioè come dire che io abbia scelto una cosa o l'altra, dico però ci sono delle evidenze delle quali bisognerà in un certo qual modo tenere conto, perché abbiamo cercato anche di avere da, come dire, istituti accademici del nord delle spiegazioni, cosa che tra l'altro avevo letto anche nel libro di Vinci, che aveva chiesto spiegazioni, ma su certe etimologie, ma non aveva avuto sostanzialmente risposte, salvo su tre o quattro termini, anche per noi non abbiamo avuto delle risposte. E quindi abbiamo detto, beh, signori, guardate che c'è questo, ed è talmente evidente e le coincidenze sono talmente tante che prima o poi bisognerà tenerne conto. E quindi, come dire, un po' come si diceva all'inizio, aprire anche all'Accademia delle possibili linee di ricerca. Dopodiché vedremo se gli studiosi, cioè se i linguisti, gli archeologi, gli storici, eccetera, avranno voglia di approfondire questo discorso, visto che dal mondo accademico risposte non ne abbiamo avute. Allora, ecco, anche questo quindi è interessantissimo. Io con questo
Mi congedo, vi ricordo amici che potete seguire le conferenze di Mauro Biglino, il libro appena citato è Gli dei baltici della Bibbia, l'Israele che non ti aspetti, per il resto lo potete seguire Sì. anche sul tuo canale YouTube e nulla, lascio ai saluti finali. Sì, difatti ecco, io adesso sto, visto che tra l'altro col discorso Covid, io sto parlando soprattutto su, anzi direi esclusivamente sul canale YouTube Il Vero Mauro Biglino, che ho, come dire, aperto quasi per gioco durante il primo lockdown e ha avuto un'espansione anche per me incredibile, quindi sto continuando settimanalmente a produrre dei video in varie direzioni, quindi chi ha piacere può anche seguirmi lì. Il vero Mauro Biglino, lo trovate su YouTube. Grazie mille Mauro, è stato un piacere e alla prossima. Grazie, arrivederci e buon lavoro.